Simone Brancozzi, commercialista, ma la devo chiamare ancora commercialista? Dottore commercialista e revisore contabile. E questo è il titolo. Poi in questa locuzione ci rientrano tante classificazioni di professionisti. Ma è una professione a rischio? Quella come attualmente condotta dai miei colleghi, cioè unicamente formata sulla fiscalità, sulla contabilità, secondo me è destinata all'estinzione, perché è un servizio che mano a mano, per tanti motivi, che ho anche un sito che si chiama La morte del commercialista, che non voleva essere assolutamente diffamatorio nei confronti dei colleghi, ma voleva dire che un certo tipo di commercialista, fiscalista, contabile, in futuro non esisterà più. E come si può trasformare e come può cambiare la Ah no, professione? non è che cambia, ritorna, perché prima del 72 i dottori commercialisti c'erano, nel 72 c'è stata la riforma per l'IVA, per l'IRPEF e per l'IRPEG, c'è stata la riforma tributaria che ha introdotto e quindi ha innescato in maniera artificiale, non naturale, questa nuova figura del fiscalista. Prima noi facevamo i consulenti aziendali, quindi dobbiamo ritornare a fare i consulenti aziendali e lì c'è un mondo. Dalla consulenza per il risanamento aziendale, dall'analisi di bilancio ai cruscotti di controllo. Quindi sta qui il Il cambiamento cambiamento sta e qui: trovare le tornare forze all'origine. per cambiare, quali sono gli strumenti? Tornare all'origine come tipologia di servizio, ma soprattutto con un orientamento alla tecnologia. La tecnologia nei prossimi anni stravolgerà gli studi. Voi pensate che attualmente è possibile fare la contabilità fuori, all'estero, ma lavorando dentro il server e il software dello studio. Quindi c'è un operatore che in India, in Albania, in Venezuela registra le fatture dall'estero in Italia dentro al software. Questo è un esempio. Presto arriveranno le fatture in formato XBRL, quindi per cui automaticamente i software leggeranno le fatture, faranno i controlli sulle ragioni sociali collegandosi automaticamente al VIES, che è l'anagrafe dell'agenzia tributaria. Insomma, tutto quello che oggi costa tanto dentro gli uffici, dentro i commercialisti, come fare la contabilità, non servirà più perché lo faranno le macchine. Si stima che attualmente circa il 50% delle operazioni che si fanno attualmente potrebbero essere fatte con il software. Quindi c'è questo ritorno alle origini come tipologia di lavoro, ma abbinato a un forte cambiamento verso il progresso tecnologico. E chi non si adegua al progresso tecnologico viene spazzato fuori. Un'altra innovazione determinante sarà la propria autorevolezza e la propria fama non si diffonderà più col passaparola come è successo oggi, ma si diffonderà prevalentemente con il web. Quindi chi di professionisti, ma qui non parlo solo di commercialisti, parlo anche di avvocati, ingegneri, architetti, notai, tutti quelli che comunque anche imprese hanno bisogno della propria autorevolezza che venga diffusa, devono passare dal web marketing. Chi aborra, chi guarda con disprezzo Facebook, LinkedIn, Twitter, queste cose qui, ha già messo il primo piede nella fossa. Ecco, i social dunque carta vincente non solo per le professioni, ma in sintonia anche con quello che saranno ormai costrette e sono costrette a fare le Ma aziende. guardi, io rispondo sempre con questo: il numero uno al mondo per il marketing è la Coca-Cola. Babbo Natale era bianco e verde, è diventato bianco e rosso perché lo sponsorizza la Coca-Cola. Wendy Clark, che è la responsabile marketing della Coca-Cola, come lavoro lei risponde su Facebook e su Twitter. Hanno qualcosa come 60 milioni di fan, quindi questo per darle un'idea che la Coca-Cola, che è il numero uno al mondo in fatto di marketing tendenze, punta tutto quanto sui social. In Italia, nel mondo, succederà lo stesso per tutti. Chi mette delle barriere ideologiche, tecnologiche, di cultura rispetto a questo passo, questa rivoluzione, è destinato a essere buttato fuori. Quindi il vero cambiamento è un cambiamento culturale, deve diventare. Culturale, io faccio questo esempio anche, ne faccio tanti nei miei corsi che faccio anche sul web marketing, sul nuovo commercialista. Nel 1986 l'Olivetti tirò fuori l'M20. L'M20 ha rivoluzionato gli studi perché prima si faceva la contabilità col giornale americano a mano, le paghe si facevano a mano, le dichiarazioni si facevano a mano. Molti colleghi a suo tempo dicevano: il computer non entrerà mai nei miei studi perché io devo farle io le contabilità, le devo fare. Ecco, questa è la seconda rivoluzione. Chi ragiona e dice: io non esternalizzerò mai la contabilità, non farò mai una pagina Facebook, non andrò mai su LinkedIn, è destinato a sparire. Lei è cambiato tanto nella sua vita e nella sua professione. Il prossimo cambiamento. Cambiare ancora, ma non perché per il gusto di cambiare, perché il cambiamento è una strategia. L'imprenditore è uno che cambia, che
Se non cambia, muore. Einstein diceva che da imbecilli attendersi dei risultati diversi facendo sempre le stesse cose. Quindi anche la struttura stessa dell'azienda porta che a un certo punto l'azienda nella maturità inizi il decadimento. Perché? Perché a quel punto è tutto lo status quo. Quindi raggiunto lo status quo inizia il decadimento. Per non decadere bisogna muovere lo status quo, quindi bisogna innovare e cambiare.